Dalle prime ore di questa mattina, circa 100 operatori della Polizia di Stato sono impegnati nell'esecuzione di un'ordinanza con cui il giudice per le indagini preliminari presso il locale tribunale, su richiesta della DDA Etnea, ha disposto misure cautelari personali nei confronti di 13 soggetti a vario titolo indagati e con differenti profili di responsabilità dei delitti di associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti del tipo cocaina, detenzione e porto di armi da fuoco o spaccio di droga. In particolare è stato documentato un intenso traffico di cocaina sull'asse Calabria-Sicilia. Sono 4 gli apparecchi da divertimento e intrattenimento sequestrati dai militari del Comando Provinciale delle Guardie di Finanza di Siracusa, oltre alla somma in contanti pari a circa 4.000 euro e un telecomando utilizzato per spegnere i macchinetti in caso di controllo improvviso da parte delle forze dell'ordine. Il 14 giugno scorso i militari della compagnia di Noto hanno individuato un bar di Rosolini, all'interno del quale erano presenti 4 apparecchi da divertimento e intrattenimento non collegati alle reti statali di raccolta del gioco. Si è proceduto pertanto a sequestro amministrativo dei 4 apparecchi del denaro rinvenuto in parte all'interno degli stessi e in parte nella macchinetta contasoldi per una somma poco superiore ai 4.000 euro, del telecomando che l'esercente utilizzava per accendere e spegnere gli apparecchi, oltre alla rivoluzione delle previste sanzioni amministrative e pecuniarie ammontanti a 62.000 euro. All'esito delle operazioni, il titolare del bar è stato deferito alla Procura della Repubblica di Siracusa per non aver, tra l'altro, esposto all'interno dei locali del proprio esercizio commerciale la prescritta tabella dei giochi proibiti. I carabinieri del nucleo operativo della compagnia di Catania Fontana Rossa hanno arrestato due pusher catanesi di 41 e 50 anni, entrambi pregiudicati per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. I militari dell'arma hanno scoperto come nel quartiere San Leone vi fosse una fruttifera attività di spaccio all'interno di un appartamento. Accertata la casa da monitorare, i carabinieri hanno svolto nel primo pomeriggio un servizio di controllo mimetizzandosi con l'ambiente circostante, pronti a far scattare il blitz nel momento più opportuno. In una prima fase una squadra del nucleo è riuscita ad arrivare proprio davanti all'ingresso del palazzo, constatando la presenza di numerose telecamere. Durante l'osservazione, gli investigatori hanno potuto documentare un continuo via vai di persone da quell'immobile. A quel punto due della squadra hanno raggiunto con disinvoltura il portone d'ingresso che è stato subito aperto da qualcuno che, guardando evidentemente dalle telecamere, deve aver pensato che fossero clienti. Nello stesso frangente un altro gruppo del nucleo operativo ha cerchiato l'edificio con l'obiettivo di recuperare eventuali involucri gettati fuori dalle finestre o per bloccare eventuali tentativi di fuga. I due investigatori appena entrati hanno raggiunto il piano dove si concentrano i sospetti dello spaccio in appartamento, vedendo che da una delle porte presenti nel pianerottolo vi era il 41enne che faceva capolino tenendo socchiuso il cancello in ferro e montato a protezione dell'accesso all'abitazione. È bastato però un attimo di stazione del palo per permettere ai carabinieri di fare irruzione in casa e bloccare tutti i presenti. Una volta dentro, i militari del nucleo operativo hanno velocemente raggiunto anche la cucina, dove un altro uomo identificato per 50enne seduto davanti a un tavolo ben apparecchiato di merce da vendere. I carabinieri, oltre a sequestrare le telecamere e il relativo impianto, hanno sequestrato tutta la droga per un totale di 110 grammi di crack, i soldi, il materiale per il convenzionamento ed hanno poi messo i due arrestati a disposizione dell'autorità giudiziaria che, convalidato l'arresto, ha disposto per entrambi l'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. Hanno avuto inizio i lavori di posa in opera della nuova ringhiera di protezione del Castello Ursino, lunga circa 180 metri con la contestuale rimozione della recinzione preesistente cosiddetta Orso Grill, da alcuni anni installata durante precedenti cantieri attivi nel fossato del maniero federiciano. Le operazioni sono eseguite da una ditta specializzata con il coordinamento dell'assessorato alle manutenzioni retto da Giovanni Petralia, accompagnato dal responsabile unico del procedimento Giovanni Origlio, in esecuzione di una precisa volontà del sindaco trentino di rimuovere la bruttura che finora ha rappresentato un difficile ostacolo per i tanti utilisti che vogliono fotografare il trecentesco monumento. Un sopralluogo nel Castello Ursino è stato condotto dall'assessore Petralia per verificare l'andamento dei lavori per un importo complessivo di circa 53.000 euro, con fine ai lavori previsti tra 2 mesi circa. I fondi per realizzare il progetto sviluppato dalla Direzione Manutenzioni d'intesa con la Sovrintendenza dei Beni Culturali, Architettonici e Ambientali sono stati resi disponibili dal capo di gabinetto del sindaco Giuseppe Ferraro, titolato alla gestione delle risorse dei proventi dell'imposta di soggiorno.
La Fondazione Antonio Presti ringrazia di cuore il Presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, per contribuire a dare continuità alla Fondazione e a fornire ai giovani artisti nuovi spazi di espressione, valorizzando i luoghi di Fiumara d'Arte e luogo dell'arte. Un concetto profondo ed universale che racconta il maestro Antonio Presti, poeta dell'arte e della bellezza, la cui vita e lavoro incarnano una romantica missione: trasformare il paesaggio e la comunità attraverso l'arte come un giardiniere che semina fiori di cultura e di bellezza. Presti ha dedicato la sua vita e le sue risorse per creare bellezze in luoghi anonimi e dimenticati, come il quartiere catanese di Librino con la Porta delle Bellezze nel 2009 e la Porta delle Farfalle nel 2023. La sua opera è un invito all'amore per l'arte, un inno alla speranza e alla trasformazione che fiorisce nel cuore della Sicilia e oltre. La Fiumara d'Arte, un museo all'aperto situato nel Convenzione dei Nebrodi, conta 9 opere di artisti di fama mondiale ed è un unicum nel panorama internazionale. Inoltre ha trasformato un'intera area in un centro di arte contemporanea a cielo aperto, attirando visitatori e appassionati da tutto il mondo. Ecco la finalità di Presti della Fiumara d'Arte: promuovere la bellezza non solo estetica ma anche interiore, che si manifesta attraverso la generosità e l'impegno verso gli altri e verso il mondo che ci circonda. La bellezza per il mecenate è la chiave per svegliare le coscienze, stimolare il pensiero critico e promuovere il benessere collettivo. È attraverso la contemplazione e l'esperienza della bellezza che possiamo aspirare a una società più armoniosa e coesa. Di Catania, dove è andato in scena questo interessante, importante spettacolo, che l'Orestea di Eschilo è rappresentato dal Liceo Classico Ospedalieri di Catania. Sono qui anche con la nostra professoressa De Sandis e il nostro Piero Ristagno, che è anche il direttore artistico del Neon, no? E qui sono con questi ragazzi che sono stati veramente splendidi. La professoressa De Sandis, diciamolo, avvicinati, De Sandis, che praticamente la cara Francesca è l'anima anche un po' di tutto, perché ha portato, lei ha voluto veramente fortemente portare in scena questo spettacolo, e quindi raccontiamo un po'. Ho voluto fortemente portare in scena questo spettacolo insieme a Monica Felloni, che è la regista, e a Piero Ristagno, direttore artistico di Neon. È stato un bell'impegno, un lavoro importante, perché chiaramente la riduzione del testo è stata un po' così impegnativa, e soprattutto consegnarla, ecco, ai ragazzi, che sono stati bravissimi, hanno avuto una grande pazienza, hanno mostrato serietà, impegno, hanno lavorato a fondo. Questo progetto è stato reso possibile intanto dalla nostra preside, che ringraziamo sempre, dalla nostra presidenza Ciraldo, e l'abbiamo potuto svolgere anzi anche grazie al finanziamento della Regione Siciliana, che ha proposto appunto un bando che è Arti di ogni genere, quindi abbiamo messo in scena questo lavoro per mostrare in qualche modo così molto sinteticamente il passaggio da una dimensione di vendetta privata ad una invece di giustizia così istituzionale, in quanto l'Orestea insomma chiaramente è tanto altro, ma è anche questo, in questo passaggio da una catena di delitti in cui c'è il sangue che lava il sangue. Infatti voi fate una cosa. È stata un'attività ovviamente bellissima, naturalmente stupefacente, che vogliamo concludere con un pronti via, 1, 2, 3. Viva la presenza!